Amici, in questo caso indie gamers, perché? Perché oggi giocherò per la prima volta un videogioco indie. In verità già ci ho giocato, i vari Surgeon Simulator, videogiochi del genere, però da oggi voglio aprire un altro filone parallelo a quello del retro gaming, non lo abbandono assolutamente. Ed è il filone dei videogiochi indie, quei videogiochi poco conosciuti, creati, sviluppati da piccole realtà, da piccoli team di sviluppo, assolutamente sconosciuti ai più. Oggi giocherò a Darkest Dungeon, un videogioco apparso un annetto fa su Kickstarter, sulla piattaforma di raccolta fondi, ed ha ottenuto un successo impressionante, ragazzi. Perché? Perché questo videogioco è stato creato per gli amanti del terrore, per gli amanti del... Non è un videogioco horror, per carità di Dio, però mette ansia perché? Perché non è un videogioco per tutti. Perché dico questo? Perché la difficoltà fa da padrone in questo videogioco. Andremo a giocare la versione Early Access, quindi la versione del gioco non ancora al 100%. Seppur io non ho trovato bug e problemi di alcun tipo. Selezioniamo campagna, ci dice di cliccare sulla lettera. No. Wow. Sa B. Invio. E partiamo. Questa è la nostra mappa di gioco. Noi stiamo qua. Dove c'è la fiaccola, ci siamo noi. Questa è la fiaccola che determina il livello di stress, di paura e di terrore del party. In questo caso il party è composto da due persone, diciamo un cavaliere ed un ladro. Ma può arrivare fino a un massimo di 4 personaggi contemporaneamente su schermo. Dobbiamo selezionare il punto di arrivo, quindi in questo caso ci dobbiamo muovere fino a questa stanza. Per farlo come? Tenendo premuto, no, i tasti, o il mouse o A e D, ci spostiamo su schermo. E questo è il passaggio che noi andremo a percorrere fino a raggiungere questa stanza, questa location, diciamo, questo posto. Ok, raga, niente di più difficile, anzi, niente di più facile per adesso, finché le cose si fanno facili. Tenete premuto, ok, che è successo qua? È comparso un numero ed un 3, il valore di stress che andrà ad aggiungere a quello che già abbiamo. Il cavaliere, per esempio, adesso ha 10 su un massimo di 100 stress, e l'altro 13 su 10, su 100. A 100 o poco meno, i personaggi sbroccano, ma sbroccano veramente di brutto. Ok, il nemico è comparso e noi dobbiamo attaccare. Adesso ho solo due personaggi su schermo, quindi fondamentalmente la strategia è minima. Nel caso in cui fossero stati quattro, per esempio, il ladro, se fosse stato al quarto posto, dove c'ho adesso il cursore del mouse, non poteva selezionare l'attacco melee, vedete? Melee, che sarebbe l'attacco corpo a corpo, ma soltanto il colpo di pistola, che è da lontano. Queste sono le skill selezionabili. Questo è l'inventario, anzi, questo è l'inventario. Gli oggetti che abbiamo a disposizione in base al personaggio. Questi sono gli oggetti totali, che possiamo selezionare o meno, utilizzare o meno. Bonus e malus che abbiamo a disposizione. E se sbroccano, sbroccano brutto i personaggi. Noi li attacchiamo e basta. E abbiamo tolto 7. In più gli abbiamo messo un malus. L'abbiamo fatto sanguinare. In questo caso lui ci ha attaccato. E ha tolto contemporaneamente al cavaliere e al ladro 5 e 3 punti. Perché non ci sono soltanto attacchi singoli. Possiamo colpire più nemici contemporaneamente. O i nemici possono colpire più persone del party contemporaneamente. Intanto ogni round, per 2 round, questo tizio perderà 2 punti vita. Il cavaliere può menare un fendente normale. Questo non mi ricordo. Vabbè, un attacco da lontano. Un attacco che non infligge tanti danni, ma stunna, quindi fa perdere il turno all'avversario. Questa è una mossa difensiva che praticamente serve a proteggere, a diminuire gli attacchi subiti. Però no, noi andiamo a menare fendenti perché siamo coatti, no? Voi ricordate? Che cazzo? L'aura comparsa sopra del numero è il numero di stress che abbiamo recuperato.
prima stavamo a 10, vi ricordate? 10 e 13. Questo è rimasto a 13 perché è in cagasotto. E invece ha recuperato 4 punti il cavaliere. E prendiamo tutto, tutto quanto, tutto il loot, l'oggettistica varia. In questo caso è soltanto... sono soltanto i soldi. Possiamo interagire con gli elementi su schermo. Vedete, se passo sopra con l'iconcina, col cursore del mouse, si illumina un pochettino, notate, no? Ok, ci clicco sopra e posso o ignorarla e andare avanti, oppure controllare la tenda. Oppure, terza opzione, selezionare un oggetto da utilizzare con, in questo caso, la tenda. Non sapevo ci fosse sta cosa. Noi esploreremo, perché non è che stiamo qua a pettinare le bambole. E abbiamo raccolto 150 monete d'oro, perfetto. Siamo arrivati alla fine, quindi apriremo il cancello. E voilà. Siamo arrivati alla stanza finale, perché in questo caso la mappa è formata soltanto da questi due quadratini, più il passaggio. Per ottenere questo screen dobbiamo prima naturalmente uccidere i due stronzoni. Attacco questo. Beh, ci ho messo 3 ore ad attaccare e tra l'altro l'ha schivato. Io invece vado di stun sperando di far perdere un turno al ciccione. Beh, io penso è nato da paura, no? Sta manche. Niente, allora io meno un fendente contro il tizio più grosso. E l'ho fatto sanguinare, buono, buono. Per 3 round addirittura. Questo ci ha sparato una cannonata a tutte e due. 1-1. Buono. Non ci ha inflitto danni. Anzi, malus, scusate. Mettiamo un fendente. Naturalmente il fendente singolo è più potente rispetto a un attacco che infligge un debuff. Noi in questo caso attacchiamo fendente singolo. Vabbè, tanto lui perde già de per sé. In questo caso proviamo a stunnare il panzone. Grande. Quindi lui perderà un turno. L'altro, il piccoletto, no, lui sì. Quanto c'ha? 10. Buono, 5. Mo tocca a lui. Buono. A questo... questo niente, sta a morire per sé. Buono. Cazzarola. Pure a noi. Per 3 round perderemo 2 punti vita. Non ci voleva. E niente, questo è già stunnato. Bah, alzo la protezione. Quindi... subisco danni, sì, ma fino a una certa. Ok, attacchiamo il bastardo qua dietro. Grande, shottato. One shot, one kill. Non ho letto perché ha parlato il coglione, però vabbè, ha recuperato 5 punti stress, buono. E raccolgo il loot, quindi raccolgo gli oggetti che lasciano. Allora, questi viola sono oggetti che ci servono per potenziare le strutture della città, che adesso andremo a vedere. E invece queste lonice, giade e qualsiasi altra cosa, penso, qualsiasi altro materiale, penso che sia per fare l'upgrade, migliorare le armi e le armature, penso, suppongo. Noi prendiamo tutto e vediamo che c'è dentro lo scrigno. Bene, trappola. L'abbiamo fatto, abbiamo resistito, meno male. Qua ci dice che la quest è completata e possiamo andare in città. Una cosa carina è che, vabbè, in questo caso abbiamo soltanto 2 punti da esplorare. Se ci fosse stata una mappa magari con altri 160.000 punti, stanze, noi in qualsiasi momento possiamo ritornare in città ed uscire dal dungeon. Una sorta di ritirata, insomma. Questo è il resoconto di ciò che abbiamo raccolto. Abbiamo livellato, quindi abbiamo passato il livello e ci ha sbloccato queste due cose. Ok, se gli prenda male al tizio si attivano le skill, diciamo queste abilità negative. Altrimenti, finché siamo nella norma, abbiamo queste positive. Quindi in questo caso, nel caso in cui dovesse sbloccare il ladro, avremo questo debuff. E ci torniamo in città. Ogni missione che andremo ad affrontare ci sbloccherà una porzione della città. Quindi più edifici alla volta. Quello che sblocca ci mette il punto esclamativo. Cimitero.
In questo caso non abbiamo eroi morti, quindi qua, ringraziando il cielo, non c'è una lista, è tutto vuoto. Non pensate di vedere questa parte, questa finestra sempre nera, perché questo gioco, col fatto che è pieno di insidie, trappole, abomini vari degni del mondo di Lovecraft, del famosissimo scrittore di Providence, che tra l'altro adoro, infatti questo gioco è una presa bene totale, ve lo consiglio. Ah, parentesi, penso che gli sviluppatori hanno, diciamo, strizzato l'occhio un po' a Lovecraft e un po' a Martin, perché si muore con una bellezza, quindi non vi affezionate troppo ai vostri eroi, perché avranno una vita abbastanza breve. E qua possiamo reclutare e altri membri del party. Niente di più semplice. Trasciniamo. Drag and drop. Non ci li fa selezionare perché, come vedete, ci dice prima di completare delle missioni. Però in questo caso qua possiamo apportare degli upgrade. In questo caso ci servirà per portare al livello successivo questa cosa, Stagecoach Network. Ci serviranno 4 emblemi e 4 pezzi di carta, 4 scroll. E che questa cosa ci permetterà di aumentare il numero di eroi che potremo scegliere in seguito a 3. Invece, scegliendo quest'altro, ci aumenterà il numero di personaggi a 11. In questo caso abbiamo 4 su 9. Selezionando questo, 4 su 11. Niente. Ci prepariamo per la cosa successiva. Questo è l'obiettivo e questo è quello che otteniamo, la ricompensa. E qua prepariamo la nostra, per preparare la nostra battaglia, sistemiamo il nostro party e lo sistemiamo in questo modo: il cavaliere davanti, il ladro dietro, e andiamo al menu successivo. Allora, per andare avanti naturalmente ci serviranno degli oggetti, soprattutto il cibo, che rigenererà la nostra energia di 1. Quindi compratene abbastanza. Mo ne compro 12 così. Per adesso la vanga non ci serve per le prime missioni, nemmeno questo. Le bende sì, perché fermerà le emorragie, quindi le perdite di sangue durante la battaglia. Ne prenderò 4. Questo per adesso non ci serve, la chiave per adesso non ci serve. Anzi sì, forse una ci serve. Questo non ci serve, la torcia che fa ripristina sino a questa parte qua, no? Se raggiunge lo 0 tutti sbroccano. Quindi selezionando la torcia, cliccando col tasto destro, verrà ripristinata la barra, non mi ricordo un po' in italiano, la barra dello stress e del terrore. Orca troia! Non c'ho da mangiare, quindi questi patiscono la fame. E voilà! Tanto perché va bene, no? Ok, non ho preso la vanga, quindi devono farlo con le mani e penso che morirò forse, no? Questo c'ha 9. Niente, raga. No, tutta puttane. Vabbè. Così vedrò che significa morire. E voilà! Pure questo. Tanto perché mi faccio mai i cazzi miei. Attenzione, perché la fiaccola dello stress sta al minimo, quindi che succede? In situazioni normali ho la possibilità di fare più critici e ottenere più oggetti, e o magari oggetti di valore superiore al normale. In questo caso gli eroi si sorprendono, vengono colti di sorpresa, quindi attaccheranno prima i nemici. I mostri avranno più precisione e faranno più danno, e soprattutto sto a passare uno stress esagerato, ragazzi, uno stress esagerato. Ok, non sono mai morto, penso che qua morirò, vedremo il game over, bella così. Dai, lo stress e il danno, un po' di danno, un po' di stress, ci può stare, dai, ci può stare. 8 e 8. Loro sono sorpresi, quindi noi l'abbiamo colti di sorpresa, difficilmente subiremo qua di vicura
tutti, come se non ci fosse un domani, devi curarci, cioè proprio... Ok, va bene così, ne lascio solo uno. Spero, magari li stunno. Ho perso l'occasione, ma guarda che attaccano loro e mi devono romper cazzo, eh. No, ok, lascia solo questo. E io vado con... però lo stunno. Vabbè, mi serviva un turno in più perché volevo far curare questa, però vabbè, forse ho gestita male. Vabbè, pazienza. E qua devo sperare, devo per forza aprirlo perché devo sperare... Niente. Mi si è calata un botto la cosa dello stress. Cazzo. Porco Giuda, raga. Qua la veggo buia. E voilà. Ci voleva pure in critico, stress al massimo, stress 81, ma qua la gente sbrocca di brutto. Vabbè. Vedremo la morte assoluta. Ok, il primo me lo so portato a casa però. Cura, santo cielo, cura. Come me la toccano, me la uccidono. 4. Cazzo, speravo un po' di più, sinceramente. No. Morto e noi ci siamo cacati sotto. Vuol dire che sto a un punto di morire. Il prossimo colpo può essere fatale. In questo caso sono hopeless, quindi... Dai, mamma mia, c'ho stress a massimi livelli. Sono tutti stati beccati dallo stress. Quasi tutti gli eroi, tranne la curatrice a sinistra. Ok. 4. Morto. No, ancora no. Calla, questo si è buttato giù, si è mezzo depresso. Si è depresso questo. Quindi in questo caso... Oh, fa tutto da solo. Ha fatto tutto da solo, non mi ha dato modo di attaccare. Me lo porto a casa? No, che non me lo porto a casa, cazzo. Ah, tocca ancora a me. Ok, in questo caso questo è morto. Dai, sto a 2. Ah, questo non ce l'ha proprio limite massimo del malus. Cura, tu devi curare 20, devi curare. Sta in presa male, diciamo così. Sta in super presa male. No, pensavo... Miss, cazzo, 5, questo è morto allora. No, quasi. Manca pochissimo e muore. Ti salveremo. Ah. Sta cazzo dritto che piovono ciambelle, dicevano, eh. Ah no. Si è salvato. 4, dai che una botta gli arriva. Basta con le prese a male te. Stai a fa veramente... Eccala, pure questa qui è impazzita. Mamma mia, raga. Brutto. Eccala, pure questo qui. Questo pure sta impresa male. Questo sta a cagà sotto. Dice, dobbiamo scappare. Non esiste! Tirate fuori le palle! No! Voglio curare te! Ah, cazzo, sto qui, sei rifiutato di ricevere le cure. Buono. Ok, raga. Peggio di così non è mai andata, sinceramente. Quindi abbiamo dei personaggi che stanno veramente ridotti male. Ora io potrei anche andare qua. Però qua c'ho... quest'altro scontro che è meglio che non lo faccio. Sì, ho preso un botto... Ah no! Non sono oggetti, non possiamo collezionarli. No, è soltanto so soldi. A posto. So soldi! Nel frattempo, come vedete, abbiamo completato la seconda missione e ci ha sbloccato la taverna e l'abbazia. Qua abbiamo questi status negativi che possono essere recuperati con le preghiere, meditazione, eccetera, eccetera. Però, se impegniamo gli eroi a pregare, a meditare, eccetera, eccetera, nell'abbazia o nella taverna, e non li possiamo utilizzare per la prossima missione, quindi avremo bisogno poi dopo di chiamare altri eroi
in questo caso soltanto due. Quindi in questo caso possiamo sostituire soltanto due membri. Io intanto sostituirei il cavaliere, perché sta in super presa a male. Quindi in questo caso meno stress, recupera lo stress e il malus, speriamo, cazzo. Abbiamo sistemato questo, penso di sistemare anche quest'altro. Però andremo anche a reclutare questi altri due tizi. Devo andare qua su. Vabbè, mo ci andremo, insomma, qua dovevo andare. Invece che perdere tempo sotto. Ho sbagliato come un idiota. L'importante è mantenere alta la fede e la sanità mentale. Tra l'altro anche in un altro gioco, se non sbaglio era Return of Cthulhu, non ricordo, un altro gioco che riprendeva, ambientato nel mondo di Lovecraft, c'era questa cosa della barra di dover gestire la barra dello stress. Quindi il discorso, questo ha passato, vabbè raga, cioè qua stiamo proprio a fare così, tutti che passano, cioè voi siete proprio scemi in testa, vabbè. Gestire la barra dello stress, quindi più eri stressato, più avevi questo terrore, o morivi oppure ci andavi quasi vicino. Un po' come amnesia, per chi se lo ricorda, no? Che succede? No, vabbè, cioè. Santo il Signore, ecco che succede quando uno raggiunge un livello di stress impressionante, che non attacchi più nessuno. Via, non mi fai cambiare posizione? No, ma ha fatto passa il turno, grazie, grazie, grazie mille, molto gentile. Questo qua davanti è inutile, è stata una mia scelta totalmente sbagliata, tra l'altro, cazzo. Questi che stanno sbroccando veramente. Ah, uno. Beh, poteva andare peggio. Beh, però l'ho stunnati, dai. Ah, eccolo. Quindi stat penalties, quindi sicuramente sarà questo. In più, la prossima, il prossimo colpo che becchiamo potrebbe essere fatale. Speriamo di no. Chi tocca? A me. Beh, buono, mi serviva 2, ho tolto 3. Buono. Mamma mia, pure questo! Santo Dio! Santo il Signore! Qua bisogna saper gestire il tempo impiegato nei dungeon, cioè ti puoi permettere di girarlo tutto? Quasi te lo puoi permettere se sei coatto, se sei forte. Se stai come sto io, se state come sto io, dovete fare proprio il minimo indispensabile, perché altrimenti ecco quello che succede. Panico totale. Panico totale. Gesù mio, ragazzi. Come siamo messi male qua. Ha fatto il matto! L'ha tipo provocati, grande, grande, grande. E penso che adesso possiamo benissimo andare... Ah... Oddio, io pensavo di aver finito. Oh, sì, vabbè, te saluto. Te saluto proprio. Te saluto. Te saluto proprio. Do cazzo vado qua. Vabbè. Ricordate il discorso che se muore un eroe è morto per sempre. Io dopo questo combattimento abbandonerò, perché 1:06:30 adesso, quindi morto, via, eccolo là, andato via di qua. O ci possiamo ritirare, eccolo qua, o continuiamo. Io dico che ci ritiriamo. Presa benissimo per questo titolo, bello, coatto, difficilissimo, non assolutamente non per tutti. Titolo consigliato, compratelo, c'è l'Early Access, quindi c'è la versione del gioco anticipata. Prendetela, giocatela, fatemi sapere che ne pensate, condividete il video, iscrivetevi al canale, fate iscrivere anche amici e parenti. E niente, raga, bella così, al prossimo appuntamento con gli Indie Games.